Buongiorno, buongiorno, ma buongiorno. Buongiorno e buon inizio del vlogmas. Siamo in super ritardo, io devo andare dal dentista, infatti in teoria la mia mamma dovrebbe essere già fuori, quindi adesso mi metto la giacca e usciamo. Oh, mi sa che oggi me la dormo perché siamo andati a dormire alle 6 del mattino, ieri alla fine, dopo vi racconto che cosa abbiamo fatto. Perché c'è stato un problema con le connessioni 5G di questa casa e ci abbiamo messo parecchio a fare questa connessione, quindi siamo andati a dormire tardi, in più abbiamo fatto anche la live, quindi e niente, c'ho fame, penso che andremo a fare colazione prima di andare dal dentista, anche se mi sa che non facciamo in tempo perché ho l'appuntamento tra meno di un'ora. Si vedono le montagne, il bambolo. Ok, sono uscita dal dentista. E piccolo aggiornamento per tutti quelli che sono interessati al mio movimento strutturale dentale. Devo mettere ancora gli elastici. Che odio. Perché adesso si deve spostare tutta la masticazione, cioè l'osso, quindi devo portare in avanti il mento che non ho. La mandibola. Mandibola, Gloria. Questo sta andando via? Questo Non mascella. sta Mandibola. andando via. Quindi per un altro mese dovrò tenere sti Questo sta andando via. bellissimi elastici. Però così adesso è un po' migliorato. Abbiamo fame tutti quanti, perché non abbiamo fatto colazione per colpa mia, del dentista in realtà, che mi mette questi orari improponibili. È presto pure per Sesto Calende, ma la quiete? C'è una pace. Ciao! Ci siete anche voi? Wow, hanno usato l'albero uguale a quello di Gallarate. Ciao, benvenuti nella storia della mia vita. Qua ci sono cresciuta, lì ho lavorato e ho avuto anche una crisi di panico. Lì invece stavo ore e ore sulle scale a cazzeggiare alla veneranda età di 16 anni. E qui ho bevuto dell'acqua svariate volte quando avevo sete. E questo albero invece mi ha accompagnato nelle sere in cui passeggiavo annoiandomi. Infatti a testa in giù vieni. Oh, Infatti, a testa in giù hai fatto un cuore al contrario. che dolce! È vero! No, quelle sono le chiappe. Ah, è vero! Quando ci si sedeva sopra È per fare vero! si metteva. Vabbè, lei sa che è un po' particolare, no? Sì, esatto. Qua invece c'è il chiosco di Lorelai Luke. Una volta facevano i gelati. Facevano i gelati, non ho capito il gioco. Qui puoi entrare Qua puoi come entrare dovevo entrare nell'albero. Gallarate fino a 3 anni fa. È vero, molto più piccolo, dobbiamo andare là. Anzi, no, vi porto io in un posto, però sì, andiamo dritti. Dall'altra volta. È che sembra una pazza, Ah, fa guardate. quello dell'altra volta. Sì. Dentro di là. Sì. Wow. Ciao. Sì, sono proprio io, abitavo qui. Che cazzo se ne frega, ti immagini? Hai fatto vedere l'acquometro. Ah, è vero, raga, molto interessante questa cosa, anche per te se la vuoi sapere. Quel metro là praticamente serve per misurare qua viene fuori l'acqua, Ah, in ok. sintesi. E tipo, non so dove era arrivato anni fa, che ha allagato tutta Sesto Calende e c'era l'acqua fino a qua, altissima. Altissimo. Beh, buono. No, è stato molto bello, sì, mi sentivo una sirena. Vero? Sì? Bello. Buono. Oddio, no, puoi stare, mamma. We are the music makers and we are the dreamers of dreams. Colazione arrivata, raga, che belli. Che gigante, raga, wow. Con il mio burro d'arachidi, beh, con un buon appetito. Non vieni anche tu stasera. Non riesco a farlo. No. Io lo faccio e mi rovina le corde vocali. Infatti stai diventando un'eco di farlo tu. Allora, stavamo passeggiando allegramente, se siamo senza mascherine Ma perché poi stiamo fumando. io e mia mamma. Io e tua mamma che stavamo parlando proprio tranquillamente e me ne sono uscito. Vai. È uscito dicendo: "Raga, io ho lasciato lì gli occhiali, ho dimenticato gli occhiali". Ce li ha in faccia. Oh.
È ancora mattina? No, ma è proprio l'abitudine, amo, l'abitudine di portare sempre occhiali da visto, occhiali da sole. Non me ne rendo conto che ce li ho in Ma è normale, ma anche il telefono, sai quante volte? Comunque in questa cartoleria, sì, ciao, in questo giornalaio io ho comprato i miei primi manga. Cioè, no, in realtà i secondi manga. I primi manga li ho presi in una specie di biblioteca che vendeva, rivendeva l'usato, boh, una libreria, non biblioteca, non so più parlare. Il caffè ancora non mi ha fatto effetto, raga. Che carini, tutti quasi gli Harry Potter. C'è anche il kit con tutte le palline. Ma scusa, tu non ce l'avevi quell'agenda unicorno così uguale o simile? O mi confondo con un'altra persona? No, l'ho vista anch'io, ma mi sa che l'ho regalata io a mia nipote. Ce l'avevo l'ho regalata a Isa. Perché me la ricordo fatta così. Sì. Ho parlato con lui. No, mi sono spostato. Ho detto, oh mio Dio, ma quel puzzle 3D quanto è figo. Mi sono girata e non c'eri. Salve Antonio. Antonio. Inception. Antonio tra qualche anno. Raga, siamo venuti in questo negozio che io e mamma ci venivamo quando facevamo Wiccan anni fa. E hanno sempre venduto pietre, minerali. È pieno, ce n'è per tutti i tipi. Raga, il posto è questo, la Galleria dei Cristalli, se vi capita, è Sesto Calende, è molto valido anche perché esiste da 22 anni e io ci sono cresciuta perché, ve l'ho detto, io abitavo qua e con mamma quando abbiamo iniziato a fare Wicca, la Wicca, che qua c'era un negozietto là in fondo che vendeva tutte le cose, ci aveva proprio appassionato ed eravamo venuti, venivamo qua a comprare tutte le pietre, quindi se vi capita hanno prezzi veramente molto onesti. E per dei minerali super preziosi. Infatti gli ho chiesto anche dell'acqua aura, che l'acqua aura è un minerale che tipo sto cercando da una vita, è molto difficile da trovare. Anche lei mi ha detto che comunque non è naturale, perché l'acqua aura è un incrocio, però è difficilissimo perché costa molto e quindi gli arriva proprio in questo periodo di Covid, è molto difficile trovarlo già di per sé. Però sembrava. Esatto. Ma mettimela così. Uccelli. Adoro. Quanti uccelli. Questa è la sua canzone. E niente. Qua ci sono dei polli che si appendono agli alberi. Oh mio Dio, guardali! Ma li inquadrati? Sì, sì, si vedono. Guardali. Che ridere. Ma che bellini. Ma come hai visto i polli sopra i rami? Sono sempre volatili comunque. Ma io non li avevo mai visti, però le gallerie ce le ho anche di fronte a casa. Ho capito, ma loro riescono a volare, cioè se tipo adesso cade. Ma no, secondo me microvoli loro fanno. Guarda come sono in alto! Bestiale. Ma perché? Non sto capendo. Boh, magari vogliono scappare. Stanno facendo una gara che sale più su, guarda. È vero, quelli là stanno facendo una gara. Oh, che carino. Ma che bello che a me i polli sembrano sempre delle femmine, se vero. Li guardi, vero? L'arnetta regala gioie. Ma comunque. Sono femmine o maschi? No, questi sono tutti galli. Salgono per farsi vedere. Può essere? In lontananza dalle femmine. Siamo qui? No. Guarda quello dove è arrivato, sta andando proprio in alto quello nero. Ma io ho filmato prima, no? Ho filmato solo i polli. Noi vero. Noi ci siamo andati a prendere un caffè, cioè io ho bevuto un caffè, adesso stiamo tornando a casa. E meno male che non ho vloggato prima, perché c'erano tipo tre tizi che si sono messi a ridacchiare per i cavoli loro. E stavamo parlando io tanto di sta roba che ci dava fastidio quando la gente fa così. Ma questa che mi ha suonato? Ciao. Mi ha rincoglionito. E adesso stiamo tornando a casina. No, la macchina. Perché il signore si è girato e ha fatto ciao ciao. Non l'hai sentito? No. Ma come no? Mi ha detto boh. E io ho salutato la macchina che ha fatto tinti. Io ciao. Sarà stato il bene? Sarà stato il male? O sarà stato boh? Che cacchio è? Le donne sono tutte cattive. Ma che cosa? Tranne io e mamma. Già mia sorella. Amo la Virginia Raffaele quando faceva la pizzone. Lo sai che io non li guardo sarà come te. Sarà stato il bene? Non sono fissata come te a guardare le tue cose. Io sono la regina. Bravo. Quella ragazza che ha detto quella frase mi sa un botto simpatica. Vero? That's me.
That's me. Niente, sta sciarpa, raga, non vuole rimanere su. Comunque io mi sento un muflone con tutto sto pelo e ste sciarpe, però sta al caldo. Quindi fa... Comunque io non ve l'ho detto, ho fatto un sogno barra incubo molto molto coinvolgente. Ma non lo vuoi raccontare a casa al caldo senza mascherina? Che qua magari non si sente bene per via delle macchine e la mascherina. Ma non lo voglio raccontare perché è molto personale. Ah no, pensavo lo stessi raccontando. No, e poi io ho sempre lo stesso sogno, solo che okay. Mi ha inquietato. Anche sta cosa che faccio sempre gli stessi incubi, è tipo quello che vi ho raccontato in qualche vlog fa. Se ve l'ho raccontato non mi ricordo. Comunque, it's the same. Siamo tornati a casa e io e mamma, cioè io stavo pulendo, mamma mi ha aiutato, ha iniziato ad aiutarmi. Da brava mamma, che non riesce a non fare la mamma. Ho detto ciao. Ciao. E niente, adesso sono un po' stanca. Ok. Cretina. Ma io cosa devo fare con sta pirlona, raga? Cosa devo fare? Ma lo metto nei piatti. Buonasera. Come avete visto, noi ci siamo mangiati il cinese e abbiamo guardato un film bellissimo che si chiama The Ramen Girl. Io non l'avevo mai visto ed è un film, uno dei film preferiti di Anto, molto bello, e mi è piaciuto tanto anche a me. E adesso andiamo a fare la nanna, ci guardiamo alla fine di un documentario bellissimo sull'Apple TV che si chiama, oddio com'è che si chiama, tipo con la telecamera quella che riprende di notte grazie alla luce della luna, cioè la luce in realtà riflessa della luna, e si vedono tutti i comportamenti degli animali cioè di notte, che sono stranissimi e mai visti. E quindi super interessante, adesso continuiamo, lo finiamo. E niente, io spero che questo vlog vi sia piaciuto e ci vediamo domani con un nuovo vlogmas.